Ciao ragazzi, eccomi tornata finalmente con un nuovo video. Il mood natalizio c'è e si sente. Da quando ho finito l'albero, infatti, non vedevo l'ora di realizzare un video avente questo sfondo qui, perché lo trovo veramente bellissimo. Oggi andremo a parlare di capelli. Sapete che, se mi seguite, insomma, sapete che questo è un tema a me molto caro, soprattutto, purtroppo, negli ultimi 6-8 mesi. Perché sapete che da quando ho partorito i miei capelli non sono più gli stessi. Questa è una cosa che capita praticamente a tutte le donne. Stavo quasi entrando in paranoia per questa cosa, perché io ho sempre avuto non una chioma esagerata, però insomma il mio capello mi piaceva tantissimo. Da quando ho terminato l'allattamento, io premetto che ho allattato pochissimo, però insomma da fine terzo mese di allattamento ho cominciato proprio a perdere le ciocche di capelli, e questa cosa ha iniziato a preoccuparmi non poco, purtroppo. Tramite la mia ginecologa, tramite anche la pediatra, sono riuscita a trovare un po' il percorso che ho incanalato da qualche tempo, e vi posso dire che mi sto aiutando tantissimo con delle vitamine e anche con il ferro. Questa cosa è molto personale, ecco perché non vi dirò il nome delle vitamine che sto assumendo, perché mi raccomando, dovete affidarvi a qualcuno di competenza, perché non bisogna fare le cose campate in aria, soprattutto con i capelli e con altri tipi di cose che sono molto molto delicate. E la mia hair care routine è abbastanza cambiata, perché se prima comunque avevo determinati step e potevo permettermi il lusso di andare a sovrapporre più e più prodotti per il mio capello, adesso questa cosa non la faccio più, non me la posso permettere fondamentalmente. E tra l'altro ho fatto anche delle foto che ritraggono il mio prima, e poi vorrò fare anche delle foto che ritrarranno il mio dopo, quando il mio cuoio capelluto e il mio capello sarà tornato, diciamo, un po' come prima. E questo sarà un video che farò molto più avanti, perché appunto è un percorso che devo concludere. E a tal proposito vi dicevo che non sto utilizzando più tutti i prodotti che utilizzavo prima, ma ho ridotto un po' la cerchia, e quindi vado sotto l'hashtag less is better, quindi meno è meglio. Questa cosa però deve comunque farvi capire che meno è meglio, ma i prodotti devono essere comunque di una certa qualità, di una certa professionalità, altrimenti si va solamente ad uccidere il capello. Io per esempio, non so se ci fate caso, se mi seguite in stories, però non faccio più le onde da tantissimo tempo, perché il calore che purtroppo trasmette la piastra o il ferro che sia, comunque dà un impatto al mio capello che voglio evitare. Volevo anche schiarirli, volevo fare veramente tante cose, però sto un attimo calma e forse vediamo di metterci mano intorno a marzo. È da qualche tempo, ragazze, che sto testando e utilizzando anche, perché li ho proprio interamente introdotti nella mia hair care routine, dei prodotti che ho scoperto. Questi prodotti li troviamo sotto il nome di My Formula. Per me è stata, ragazzi, una scoperta, oserei dire a questo punto della mia vita, quasi vitale, perché i prodotti di questa azienda sono non pazzeschi di più. Voi sapete benissimo che se un prodotto non mi piace, a prescindere, se non mi trasmette niente di che, non ne accetto a monte la collaborazione. Però se riesco a vedere del potenziale in questo prodotto e mi piace, state pur certi, ragazzi, che ve ne parlo vita natural durante. E a questo punto sono contentissima di aver provato questi tipi di prodotti. Fondamentalmente, che cos'è My Formula? È un'azienda che realizza prodotti professionali per capelli. Questi sono prodotti che troviamo esclusivamente sul loro sito internet, ma la cosa più bella di questi prodotti è che non sono dei prodotti che noi vediamo in questa vetrina virtuale e introduciamo nel nostro carrello, ma sono dei prodotti che vengono fatti apposta e su misura per noi, per il nostro tipo di capello. Quando infatti entriamo sul loro sito internet, a parte l'accoglienza generale, il primo step che dobbiamo fare prima di acquistare questi prodotti è riempire un questionario. Questo questionario è semplicemente il riassunto del nostro capello, ma dovete semplicemente spuntare la casellina che vi riguarda, e alla fine di questo questionario praticamente vi verrà realizzato su misura ed esclusivamente per voi il vostro shampoo, la vostra maschera o il vostro balsamo. È una cosa super innovativa che fondamentalmente non credo di aver mai riscontrato in nessun altro tipo di prodotto, perché sulla base di queste risposte vengono poi formulate i prodotti per i nostri capelli. È una cosa super innovativa che mi piace tantissimo.
Ci tengo poi, ragazzi, come sempre, a sottolineare il fatto che questa è un'azienda made in Italy al 100% e sempre al 100% utilizza ingredienti ecosostenibili e naturale. E di recente hanno anche abbracciato il progetto di sostenibilità ambientale Treedom, dove parte del loro ricavato viene utilizzato esclusivamente per piantare alberi in tutto il mondo. Questo è un pensiero super nobile ed è un'azione che forse molte aziende che si vantano di essere ecosostenibili dovrebbero abbracciare. Comunque, detto questo, torniamo ai prodotti veri e propri. Ho cambiato leggermente inquadratura perché il sole si sta spostando e mi stava praticamente accecando. Comunque, vi faccio vedere che cosa vi arriva a casa. Come vi ho appena anticipato, troviamo shampoo, maschera e balsamo. Qui ovviamente è il percorso, oddio, che ho indicato se si vuole, insomma, risanare un attimo il capello. Ma la cosa più bella dal mio punto di vista è proprio la personalizzazione che abbiamo di questi prodotti qui. Una volta concluso il questionario, i seguenti step che dovrete compilare sono super divertenti, ovvero scegliere il colore dell'etichetta del vostro prodotto. Se non vado errata, abbiamo fucsia, abbiamo giallo, forse qualche tonalità del celeste e poi il nero. Io ho scelto il nero perché mi ricorda un po' i prodotti professionali, quindi ho scelto questa colorazione qui. Possiamo personalizzare il nome, quindi possiamo inserire, ad esempio, io ho messo il mio nome, però se volete fare un regalo a vostra sorella, a vostra madre, alla vostra migliore amica, potete inserire, non lo so, per mamma, oppure sister, oppure il nome della vostra migliore amica. Potete veramente sbizzarrirvi, anche i nickname con i quali vi chiamate. E poi la cosa, ragazze, più bella secondo me è che su tutti i prodotti troviamo proprio quello che viene fuori dal risultato del nostro questionario. Io ad esempio ho inserito che i miei capelli sono molto sottili, che vorrei rafforzarli e quant'altro, e qui infatti è venuto fuori quello che questi prodotti vanno a fare. Dolcis in fondo, l'ultima caratteristica che abbiamo di questi prodotti è che possiamo scegliere noi se avere una profumazione o meno, quindi se vogliamo che i nostri capelli profumino di qualcosa oppure che rimangano neutri. Gli ingredienti per me, quindi fatti apposta per il mio tipo di capello, che l'azienda ha deciso di inserire, perché loro comunque hanno un'equipe intera di ragazzi che si occupano esclusivamente di questo genere di ricerca, è stato l'estratto di melograno per quanto riguarda il volume, la vitamina E per quanto riguarda la forza e l'actea ramosa per quanto riguarda l'antigrasso e antiforfora. Tutta questa linea, ragazzi, è senza parabeni, nickel tested, cruelty free e, come vi ho detto prima, made in Italy. Come primo step loro consigliano di utilizzare la maschera in quantità anche abbastanza generose. Infatti io, ragazzi, la maschera è una cosa che amo le maschere per capelli, perché nutrono veramente il capello dalla radice fino alla punta. E quando faccio gli shampoo senza maschera mi sento un pochino vuota. E la maschera è un trattamento che prepara il cuoio capelluto e il capello ad uno stato di balance ideale. Poi subito dopo abbiamo lo step numero 2, ovvero lo shampoo, e poi il balsamo. Con il balsamo non esagerate, perché comunque se ad esempio volete puntare su avere un capello meno grasso, insomma, il balsamo va applicato sempre sulle lunghezze, mai dalla radice. Quindi, nello specifico, come mi muovo con questi prodotti? Come vi ho appena detto, il primo step è quello di applicare la maschera. Io utilizzo un bel po' di maschera sui miei capelli e il consiglio di My Formula è quello di tenerla su per almeno 6-7 minuti. Francamente io la tengo su anche 10-15 minuti, in questo modo mi sento che la maschera viene maggiormente assorbita dal capello e dopo la risciacquo ad acqua tiepida. Subito dopo vado con lo shampoo e, ragazzi, da quando ho ricevuto questi prodotti vi giuro che sto utilizzando esclusivamente questi prodotti e nessun altro, e mi trovo benissimo. Lo shampoo, vado poi ad utilizzare il balsamo come ultimo step. Se decidete di inserire il pump nel balsamo, vi consiglio 2-3 pump, e anche questo va tenuto su per qualche minutino per poi essere risciacquato con acqua tiepida. Una volta conclusi questi step, vi giuro che non vado più a toccare i miei capelli con nessun altro tipo di prodotto. Infatti poi nel frattempo che il balsamo agisce, vado con scrub, bagno schiuma, queste cose qui. Successivamente poi raccolgo i miei capelli in un turbante e lo tengo su per circa
un quarto d'ora, in modo che l'acqua si scarichi completamente. Dopo vado a pettinarli senza applicare veramente nessun altro tipo di prodotto, perché non voglio stressare il mio capello in nessun tipo di modo, e successivamente vado poi con il phon. Lo tengo a debita distanza, e se prima utilizzavo sempre aria molto calda, adesso la utilizzo a mezza misura, quindi aria tiepida, proprio perché non voglio aggredire il mio capello. E a parte che io vi giuro che il mio capello non ha mai volume, mai, e da quando utilizzo questo shampoo invece potrei anche limitarmi a non piastrarli, perché il volume mi piace tantissimo e le cuticole dei miei capelli si chiudono nel giro di 10 minuti, certe volte neanche, vi giuro, passo la piastra, anche perché se poi devo rimanere in casa con Pierre, perché ultimamente sta anche piovendo in questi giorni, oggi c'è una luce bellissima, infatti mi sono messa in salone a girare il video, però appunto se non devo uscire non trovo un motivo della piastra e il capello soffre anche meno, quindi a posto così. Tra l'altro voi potete scegliere di acquistare sia questo kit oppure il singolo prodotto tramite anche il codice sconto che l'azienda ha rilasciato tramite me per voi. È stata veramente gentilissima, anche in vista del Natale, se volete fare questi pensierini, io li trovo super personali. Una novità, perché nessun tipo di brand ha mai abbracciato questo concept, e poi potete anche spiegarlo a chi insomma riceverà il vostro regalo, e secondo me è un pensiero molto molto pensato, in questo modo anche chi lo riceverà si sentirà maggiormente coccolato. Il codice sconto ve lo lascio qui ed è del 20%, quindi un bel codice abbastanza sostanzioso, mi raccomando sfruttatelo, e vi torno a dire che io da questi codici sconto, l'avevo già detto su Instagram in stories qualche tempo fa, però lo ripeto, non ricavo assolutamente nulla. È una politica che ho abbracciato da quando ho iniziato a fare questo lavoro. Penso che i codici siano interamente per voi, non per noi che li diamo, quindi questa poi è un'altra cosa a parte. Quindi questi qui da circa, forse saranno 3 settimane, 2 settimane e mezzo insomma, utilizzo esclusivamente questi prodotti di My Formula e mi trovo benissimo, tant'è che quando termineranno utilizzerò il mio codice sconto per acquistarli nuovamente, perché mi sto trovando bene, e quando ti trovi bene con un prodotto francamente non te lo fai scappare. Questa luce meravigliosa che si sposta piano piano mi sta leggermente ciecando, sì, però questi sono gli step che seguo ultimamente per la mia hair care routine. Il mio capello purtroppo non è quello di prima, come vi ho detto a inizio video, che mi sto veramente ciecando, però spero che torni ad esserlo, spero di ritornare a fare quelle belle onde, quelle belle trecce che facevo, perché adesso non sto neanche tanto tempo a legarli, altrimenti il capello si spezza, insomma ci sto veramente tanto dietro, e anche avendo un bambino piccolino di 8 mesi, che è abbastanza vivace, tendo a non legarli e li lascio così sempre dietro le spalle, in modo che lui comunque non li prenda. Mi sto sforzando e forse ne vedo anche i risultati, anche tramite questi prodotti sento proprio il capello più forte. La mattina quando mi svegliavo sul materasso, sul letto, trovavo veramente tantissimi capelli, da circa 3 settimane non ne trovo poi così tanti, quindi anche la forza che questi prodotti stanno dando ai miei capelli la sto riscontrando. Io, detto questo, spero veramente che questo video vi abbia anche aiutato se come me state attraversando un periodo un po' particolare per i vostri capelli, che sia post parto oppure per una questione di ormoni in generale. I capelli sono anche il risultato di quello che mangiamo, quindi dobbiamo poi mettere insieme diversi fattori per quanto riguarda la cura del capello. Vi auguro una bellissima giornata, vi mando un bacione e sempre se vi va ci vediamo nel prossimo video. Ciao!